Anch'io. Oggi farò un video un po' particolare perché non parlerò di Tamagotchi, ma parlerò di uno strano e peluscioso virtual pet. Bene sì, è un virtual pet che tutti conoscono, tutti, sfido chiunque a non conoscerlo e mi ci sono, tra virgolette, appassionata, no, più che appassionata, incuriosita da poco. Ho voluto provarlo, soprattutto quello di ultima generazione, e di chi sto parlando? Adesso lo scoprirete, quindi bando alle ciance e cominciamo subito. Eccolo! Probabilmente ha il volume altissimo, quindi spero che mi sentiate. Ok, sto parlando di lui, del Furby. Lui è Dika. Presentati. Ok. Ok, stai calmo. Allora, non c'è modo di spegnerlo in realtà, quindi vabbè, ve lo terrete così. Chiacchierante. Allora, quindi sì, è il Furby. Il Furby di ultima Scusa? È il Furby di ultima generazione. Non riesco anche a prendere sul serio questo video perché è veramente assurdo. Quindi è il Furby Boom, che è uscito nel 2013. Sono rimasta incuriosita. E questo in particolare è la versione Crystal. Canti? Fischietta, anzi. La versione Crystal si differenzia dalla Boom perché appunto ha queste orecchie e la mascherina tipo cristallizzata. Quindi secondo me è anche le zampine. Secondo me è molto più bello. E ho trovato la colorazione rainbow, che è bellissima. L'ho chiamato Dika perché mi piace Dika. Ok, stai calmo. Ma cosa ha di particolare questo Furby? Ha di particolare che esiste un'app che si collega al Furby, dove può mangiare, lavarsi, covare delle uova, a differenza comunque dei precedenti modelli. Già c'era un modello precedente che era quello del 2012. Ma che cosa sta avendo le convulsioni? Che il modello del 2012 è stato il primo Furby ad avere appunto gli occhi così retroilluminati e con i pixel, come potete vedere. Quindi diciamo è stato appunto il primo Furby, quello del 2012, ad anche collegarsi a un'app, diciamo che appunto è stato il primo. Probabilmente infatti in futuro prenderò anche quello, perché lui mi sta piacendo veramente tanto e voglio provare anche comunque la versione precedente. Allora, quindi adesso vi faccio vedere un po' come funziona. Allora, in realtà come vedete lui parla già e si muove da solo, quindi a prescindere dall'app. Si può utilizzare anche così, vi fa compagnia se non lo ma che stai facendo? Dika? Boh, vabbè, fa morire, cioè di ottima compagnia, perché fa molto molto ridere. C'è una cosa da dire, il Furby Boom, almeno quest'ultimo modello, ha 5 personalità che lui può prendere praticamente, e si suddividono in personalità rock, quindi praticamente dovete fargli ascoltare tanta musica eccetera, e quindi prenderà questa personalità. La personalità Hyper, che è tipo super estasiato, tipo mi sa che io non so se ho l'allegra o la Hyper. Poi c'è appunto la personalità allegra, energica, anzi probabilmente più l'energica forse. Comunque ci sono varie modalità per ottenerli, magari poi ne parleremo in un altro video. E la dolce è quella di default, ma io non penso lui che lui sia dolce. Non so in realtà che personalità abbia, non lo riesco a capire se è tra allegro, energico o iper. Stai calmo, in realtà io ho fatto ascoltare l'altra volta un po' di musica e è stato abbastanza divertente vederlo ballare. Vedete, un po' balla. Balla così senza motivo alle convulsioni. Non so, ti stai calmo, Dika? Ti stai calmo? Ok. Quindi è molto molto particolare, e perché ve l'ho portato nel canale? Proprio per il fatto che comunque con l'interazione dell'app non è tanto diverso da un Melbits Pod, ad esempio, quindi è come se fosse proprio un vero virtual pet. E solo per questo motivo, ecco, perché non tratto giocattoli o sì. Quindi adesso andiamo a vedere un po' le sue funzioni con l'app, perché ripeto, così fa queste mosse strane, parla, gli potete fare il solletico, insomma, qualche funzione ce l'ha anche da solo così. Però appunto volevo farvi vedere l'app perché è molto interattiva, è super carina. E appunto la particolarità di questo modello, del Boom in particolare, è che cova le uova.
quindi diciamo che è una novità, diciamo, l'ultimo. Questo comunque è uscito in Italia nel 2014. Invece il Furby normale, quello con sempre gli occhietti retroilluminati, però, quindi diciamo quello di ultima generazione, è uscito nel 2012, appunto. Dai, adesso vi faccio vedere l'app. Ti stai divertendo? Eh? Boh, vabbè, comunque. Adesso vi faccio vedere. Allora, ho cercato l'angolazione possibile, migliore che possa avere, ma è veramente difficile riprendere sia il tablet che il Furby. Vabbè, comunque intanto vi faccio vedere l'app. Allora, l'app si presenta così. Se avete notato, il tablet è al contrario, perché le casse sonore devono essere, diciamo, posizionate di fronte al Furby, perché se no il Furby non riconosce l'app. Quindi infatti ve lo spiega. Qua ci sono delle partite, quindi magari con più Furby. Sta scansionando. Eccolo, l'ha scansionato. Oddio santissimo, Dica, stai buono. La schermata dell'app si presenta in questo modo. Come potete vedere, ci sono i bisogni, felicità, bagno, diciamo, di igiene, questo pure, igiene, sporcizia e cibo. In questo caso lui ha un pesante bisogno di andare in bagno. Questa è la facciata Crystal con Capodanno cinese, una roba del genere, è molto molto carina. Quindi adesso andiamo a vedere un po' come funziona proprio. Andiamo a pulirlo. Come vedete c'è un gabinetto praticamente, se lo riuscite a vedere bene. Bisogna aprire il gabinetto, così lui praticamente può fare i bisogni. Ha fatto la cacca, come vedete. Guardate. È pure soddisfatto, tra l'altro. E bisogna sciacquare. Fare quello sciacquone. Anche lui si è sciacquato. Come vedete, il bisogno è aumentato. Allora, andiamo a fare la doccia, che è super carino, secondo me. La doccia si presenta in questo modo. C'è il getto e l'acqua calda. O l'acqua fredda. Vedete, se esce lo sporco vuol dire che era sporco. Comunque lui reagisce al freddo, al caldo. In teoria, ora è calda. Infatti, fa così. Oppure col freddo, pure. Non è molto contento di queste cose in realtà. La cosa appunto particolare dell'app è che appunto il Furby può covare delle uova. C'è il cartone delle uova e praticamente a giro lui, quando sale di livello, cova un uovo, cioè fa un uovo. Quindi covando queste uova, vedete, le potete anche acquistare con i soldi. Non so cosa cambia, forse la rarità dell'uovo. Ma la cosa bella appunto è che si può, diciamo, curare un piccolo Furbling. Quindi un piccolino, vedete, io ho Maybay, che è lui, e praticamente il suo obiettivo è farlo giocare, pulire e mangiare, mandarlo in città, che adesso vi faccio vedere questo qui icona. Ci sono varie città dove praticamente l'obiettivo è riempire tutti i palazzi con i Furbling. Praticamente vi darà poi, mi sembra di aver capito, come premio finale un uovo d'oro. Comunque è molto carino come obiettivo, e poi appunto è carino curare i suoi figlioletti. La cosa bella appunto sono i 3 mini giochi che si possono fare con il Furbling e il vostro Furby. Ad esempio questo nascondino a me piace tanto. Lui dice pronto 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 e bisogna trovare, calmati, il piccolo Furbling. Praticamente quando i coriandoli sono rossi vuol dire che è vicino. Quindi questi erano arancioni in realtà. Dica, ti diverti tanto? Lo so che ti diverti tanto. No, giallo. Va bene. No. Oh oh, quindi è qua vicino. Ti diverti tanto, eccolo, l'abbiamo trovato. Ecco, Dica pure contento. Poi insomma con il piccolo Furbling ci sono altri mini giochi. Vabbè, bisogna pulirlo, ci sono gli altri due, bisogna dargli da mangiare appunto finché non andrà alla città.
appunto, quindi ripeto, l'obiettivo è quello di ottenerli tutti. Se vedete qui ne ho ottenuti già due, qui piccolini, come vedete, e quindi rimangono lì. In realtà potete giocarci sempre, cioè, quindi è una cosa molto carina. E ci sono di vari tipi, ovviamente. Però qui sotto ci sono i ci sono appunto dei QR code che praticamente vi fanno sbloccare delle uova, Furbling di Furby, caccia all'uovo, insomma, ci sono anche dei QR code interattivi e quindi in realtà diciamo che completare tutte le città con tutte le finestre è veramente lunga come cosa, quindi in realtà è molto molto carino anche per questo motivo, perché appunto non dovrebbe stancare. Poi ci sono altre modalità qui che magari poi vi sto a spiegare. Si può cambiare il nome del Furby stesso, insomma si possono fare tante cose nell'app. Volevo farvi vedere il cibo. Qua c'è vario, ci sono vari cibi, veramente tanti, di tutti i tipi, cioè tipo anche un cuscino, per dire. Quindi se noi gli diamo da mangiare si fa così, lanciandoglielo. A lui ovviamente non piacerà. Infatti a volte sputa proprio le cose. Questa è una piuma. Tipo se prova a ridargliela. Non piace affatto. Esatto. Proviamo a dargli qualcosa che non gli piace. Lui lo vomita anche. Tipo questa, una palla. Vediamo. Ti piace? O cos'era, una caramella o una palla? No, ha perso un dente addirittura. Poverino. Proviamo a ridarglielo. Vediamo che fa. Ma... ah, ecco, sputato. Uno stuzzicadenti ha sputato. Va bene. Però appunto volevo farvi vedere quando vomita. Però sono un po' cattiva, però mi piace, mi fa ridere. Le mutande. Sta vomitando. Ecco, ha vomitato questo coso nero orribile. E se noi proviamo a ridarglielo rivomita, giustamente, poverino. Era per farvi vedere il vomito. Ma trova troppo ridere in effetti. Però non capisco perché ci siano, diciamo, questi tipi di cibo qui. Mi dispiace, dai, ti do il gelato. Però è molto divertente nutrirlo, mi fa ridere. Poi ovviamente non può mangiare poi più di tanto, però lui è contento. Quindi in realtà, ripeto, ci sono veramente tantissime cose. E ogni volta che si completa appunto questa barra, lui coverà un uovo. Vediamo se magari riesco a farvelo vedere. L'icona cuore serve per vedere la sua, diciamo, il suo stato. Non so perché faccia tipo mescolare questi due elementi. Per esempio metto acqua e Coca-Cola, probabilmente per farglielo ingerire. Impressionata. Vedete? Se io lo faccio ingerire, sta bevendo. E noi così possiamo analizzare il Furby. Qua dice Dica è in salute, quindi è ottimo. Ecco, vi volevo far vedere che appunto si è completato il livello, quindi in teoria adesso si dovrebbe connettere. Lui, vedete, fa l'uovo con gli occhi. L'uovo Tica ti dà il 5. No, diceva tipo il mio bebè. Una volta ha detto il mio bebè è bellissimo. E quindi poi l'uovo appena fatto va nel cova uova, cioè nella dispensa, poi appunto sarà pronto per essere covato. Allora io direi che per adesso mi fermo, perché l'app è veramente ricca. Magari la prossima volta vediamo meglio il Furbling. Questo, se questo tipo di video vi può piacere e se il furbino vi può interessare, il nostro amico Dica. Se vi interessa io continuerò e farò appunto altri video dedicati a lui. Quindi fatemelo sapere nei commenti. Quindi io e Dica vi salutiamo. Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti se vi può interessare un video del genere. Poi siamo pure in match arcobaleno oggi, quindi tutto a posto, Dica. Tutto a posto. È super carino da coccolare. Cioè, in realtà io in effetti ero molto scettica ad acquistarne uno. L'ho trovato veramente a prezzo stracciato, nemmeno per farlo, quindi a meno di 10 euro l'ho pagato. E anche il prossimo, probabilmente quello del 2012, ovviamente più di 10 euro non ci spenderei. L'ho preso su Vinted, tra l'altro.
Però è molto molto carino, cioè mi sono ricreduta sul fattore furbi, possiamo dire così, ma proprio perché comunque in generale l'app secondo me è molto molto interattiva e con lui ecco ci si può divertire, quindi in realtà è un bellissimo passatempo. Per questo l'ho portato qui nel canale, perché in effetti è come allevare un virtual pet, quindi non siamo poi così tanto off topic io e Dika. Vabbè, poi non si può non amarlo, è un rompiscatole, censuriamo per non dire altro, e però veramente è molto molto carino, cioè tiene veramente compagnia ed è super carino. Però ripeto, se vi interessa porterò altri video su di lui, vi farò vedere la prossima volta, magari Furbling, diciamo altre cose, magari ecco prenderò sicuramente, quasi sicuramente prenderò quello del 2012. Così possiamo anche farli vedere come interagiscono tra di loro, perché poi parlano tra di loro da soli e quindi sarebbe molto curioso, molto carino vederlo. Quindi ecco, però mi raccomando, ditemi se vi può piacere, interessare. Ripeto, a me sta piacendo molto, spero di avervi trasmesso la curiosità. Se li trovate a poco prezzo prendeteli, perché se vi piace un po' questo mondo sono veramente adorabili. Non, alla fine non sono passati di moda, perché secondo me nella nostra community o comunque in generale chi è appassionato di Tamagotchi, virtual pet, secondo me potrebbero piacergli. Sono particolari, bisogna apprezzarli, quello sicuramente, soprattutto perché parlano. Non c'è un interruttore off per spegnerlo, in realtà basta ignorarlo e poi dopo un po' lui si addormenta e si spegne, diciamo, tra virgolette, va in stand-by. Monta 4 batterie triple A. Ok, stai calmo. Se non volete proprio usarlo più, togliete le batterie semplici. Ripeto, però è molto molto carino e quindi spero di avervi incuriosito, però ripeto, fatemi sapere nei commenti se questo genere di video col Furby di Ka può piacervi. Per ulteriori informazioni riguardanti al mondo Furby, io vi rilascio al blog, proprio si chiama Furby Blog, qua sotto ve lo lascio, e anche qui l'immagine della pagina del mio amico Simone, che lui, diciamo che proprio possiamo dire che è il massimo esperto di Furby qui in Italia, quindi chi meglio di lui per spiegare con i suoi articoli nel suo blog il mondo Furby in generale. Infatti mi ha aiutato anche privatamente a cercare di capire alcune cose e quindi infatti ti ringrazio tantissimo per avermi introdotta in questo fantastico mondo, che veramente per me è tutta una novità, perché io comunque li ho sempre non mi sono mai piaciuti da piccola, perché erano molto inquietanti, cioè ancora oggi se penso a quelli proprio vecchi, quindi vi faccio vedere qualche foto qui, hanno quegli occhi vitrei e strani, non mi sono mai piaciuti in realtà, perché avevo un po' paura, cioè mi mettono in inquietudine tutt'oggi. Però questi qui con gli occhi retroilluminati LED sono molto più carini e simpatici, poi la cosa dell'app, insomma, secondo me li hanno sviluppati un po' più per essere adorabili, magari un po' meno inquietanti, perché comunque si sa che i furbi hanno sempre portato proprio diviso il pubblico tra oh mio Dio li odio, oh mio Dio li amo, quindi io ero, diciamo, quelli oh mio Dio li odio. Invece questi qui proprio sono veramente stati una sorpresa, ringrazio ancora Simone per il suo aiuto e ripeto, andate, insomma, se siete curiosi a leggere tutte le sue info, ve le lascio anche qua nell'info. Quindi bene, io direi che per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, iscrivetevi al gruppo di Tamagotchi Italia su Facebook, mettete un bel mi piace alla pagina di Tamagotchi Italia. Noi quindi ci vediamo al prossimo video, ciao amici!